Allora, io sono Andrea Gottardi, vivo a Vittorio Veneto, ho 30 anni e nel tempo libero mi dedico alla fotografia e all'arte digitale. Ho seguito dei gruppi fotografici qui in Conegliano e ho seguito tanti tutorial di YouTube o comunque tramite internet. Diciamo che la rete è stata la mia insegnante sostanzialmente. Io ho un genere fotografico che si avvicina, ricorda molto la pittura. Questo perché sono amante dell'arte e le mie foto hanno delle ispirazioni a quadri del 600, del 700, di pittori francesi o pittori fiamminghi. Questo è, diciamo, sono le mie ispirazioni per quanto riguarda la pittura. Per quanto riguarda la fotografia, ho delle figure di riferimento in quali mi ispirano, come Christy Mitchell, una fotografa inglese, oppure la creatività di un altro fotografo giovane emergente che si chiama Oleg Oprisko. Lui è un fotografo ucraino che fotografa con una macchinetta analogica da 50 dollari. Non ci sono delle opere alle quali sono particolarmente legato, per il fatto che 24 ore dopo che ho finito e ho pubblicato un'opera non mi piace già più. Purtroppo è una maledizione, una fortuna, perché comunque mi spinge a ricercare sempre qualcosa di nuovo. Perciò l'opera più rappresentativa è sempre l'ultima che ho fatto, poi sarà la successiva la più rappresentativa. Sogni tantissimi, sempre, perché comunque le mie foto nascono da sogni o da incubi, dipende. Sogni a livello di carriera artistica, diciamo che non mi pongo limiti, mi piacciono, sono una persona abbastanza ambiziosa, quindi punto sempre a migliorarmi e a cercare di ampliare il mio bacino di utenza, perché oggi come oggi un artista è anche il promotore di se stesso. A livello di progetti ce ne sono tantissimi in atto, perché ho tantissime idee e tantissime opportunità e cerco di sfruttarle tutto il più possibile, come possono essere esposizioni, mostre. Il mio progetto è portare avanti un tot di foto per creare una mostra mia personale dei migliori ritratti che ho fatto nell'ultimo periodo.